l'ultimo voto, poi chiudiamo. Intanto mi presento, mi chiamo Leonardo Becchelli, vengo da Modena e faccio parte di un gruppo che si chiama 29 marzo, siamo nati dopo una manifestazione che abbiamo fatto appunto a Roma Montecitorio e poi ci siamo un po' evoluti. Noi siamo per il no, ma quello che però ci sembra che ci sia una debolezza di fondo, e cioè io sono stato a parecchi convegni per il no, ma nessuno si conosce tra di loro. Cioè, ho notato che c'è questo scollamento veramente imperante tra chi, diciamo, professa il no. Cioè, mi sembra che siano conferenze, che ci siano situazioni che continuano a dire votiamo no, ma che tra di loro non interagiscono. Allora, a me mi sembra che invece, siccome chi invece professa il sì ha le televisioni, ha i giornali, ha le radio, perché io anche quando ascolto le radio sento le trasmissioni che praticamente dicono tanto che sì. Allora mi sembra che se noi vogliamo avere voce in capitolo, prima di tutto ci dovrebbe essere molto più contatto con tutti coloro che fanno propaganda per il no. Ci dovrebbe essere un'azione, come posso dire, programmata, quindi nelle varie regioni, nei vari territori ci dovrebbero essere situazioni, proprio attivismo vero e proprio, però programmato, quindi organizzato. E un'altra cosa, una piccola critica che volevo fare, che non mi è sembrato tra nessuno di voi, che nessuno ha parlato appunto della questione euro o della questione Europa. Cioè, avete parlato dell'America, ma vi siete scordati che il tramite con cui l'America ci sta controllando è proprio l'Unione Europea. Infatti, nella Costituzione che vogliono fare adesso, noi saremo completamente succubi di questa Europa. Quindi direi che informare la gente di quello che è l'euro, di quello che è l'Europa, mi sembra piuttosto importante. Altro non da dire. L'ultimo. Sì, buonasera a tutti, io sono a Patria Torino del Movimento per i diritti dei disoccupati e volevo fare solo un piccolo accenno alla presa in giro che hanno fatto sulla flessibilità, che loro parlano di aver fatto qualcosa sulla flessibilità, poi di fatto si è visto che dei 2 miliardi l'anno che hanno stanziato, 1 miliardo e 8 mi risulta essere completamente adibiti a cose che per me sono legittime, cioè aumentare le pensioni minime e evitare che si debbano pagare le spese di quando si cambia, diciamo, ente pensionistico, no? Ecco, quelle sono le due cose dove effettivamente lo Stato mette dei soldi. Sulla flessibilità si capisce che non rimane quasi niente, infatti hanno messo delle condizioni, hanno fatto le leggi all'italiana, hanno messo tante tali di condizioni che praticamente sono pochissime per le persone rientrare. E faccio un esempio perché faticosamente abbiamo fatto sentire noi la voce dei disoccupati e anche io ho anche la fortuna, tra virgolette, come mi sono sbagliato, di essere una persona che acquisisce un disabile dalla nascita del figlio. Quindi tutte e due queste categorie sono state messe fra le quattro fragili. Possono usufruire, ma a patto di aver lavorato un anno prima dei famosi 18 anni per i 41 e poi comunque aveva almeno 63 anni e 7 mesi. Quindi sono anche lì, hanno voluto coprire tutto il possibile senza però dare effettivamente niente a nessuno, giocando sulle condizioni, dire guarda, i soldi sono questi e quindi sulla flessibilità non c'è niente. Cioè la cosa più onesta è dire sulla flessibilità non c'è niente. Invece hanno detto che hanno fatto una legge per la flessibilità, ma ribadisco, dare i soldi nulla di male, io li avrei dati prima ai pensionati di 500 euro, prima dei famosi 80 euro a chi guadagnava 1500 euro, no? Quindi voglio dire, per me vai a dire che non va bene questa, però mettere lì che è stato fatto anche un progetto di legge sulla flessibilità mi sembra una presa in giro, cioè volevo far capire, si sta prendendo in giro le persone. E poi invece parlando proprio sul discorso dell'articolo 18, io sono diciamo, un caso pratico che non c'è più, perché sono stato licenziato da una grossa azienda, la Nokia,
Dopo 35 anni di lavoro sono licenziato, ho vinto la causa di reintegro perché era un licenziamento collettivo, no, non avevano usato i requisiti e dopo neanche 15 giorni mi hanno licenziato con un licenziamento individuale per motivo oggettivo. E su questa seconda causa io ho perso. Un giudice ha dato ragione all'azienda, il che vuol dire che non c'è più quella tutela che dicevi che era solo per chi era assunto con... C'è stata quella diatriba che a un certo punto si smise di parlare in televisione perché dice no, ma cosa succede? Per quelli che anziani rimangono la tutela. Nel 2012 non c'è più. Invece la tutela non c'è più e proprio l'altro giorno ho sentito la televisione che per 45.000 persone sono state licenziate con questo licenziamento individuale o oggettivo. Quindi anche Renzi dovrebbe togliere questi 45.000 posti di lavoro persi a quelli che lui dice che ha fatto con Giovanni. E l'ultima cosa, parlando giustamente della... io non voglio entrare in tutti questi, giusto avete fatto voi che siete più tecnici, però c'è una cosa che secondo me è molto semplicemente per cui bisogna votare no. La nostra Costituzione, io non vedo dei limiti o dei problemi al fatto che abbia i pesi e i contrappesi. C'è qualcuno che se ne vuole buttare via dalle spalle perché vuole fare quello che vuole senza discutere, senza convincere. Però per me i contrappesi che sono nella Costituzione sono giusti e doverosi. Ed ecco perché secondo me è giusto, perché la legge elettorale si può cambiare in qualsiasi momento. Lo abbiamo visto, sono state cambiate, sono state fatte leggi che sono chiamate porcellum, addirittura da chi le ha fatte. Quindi la legge elettorale, anche se dovessero decidere di cambiarla, a me non mi dà nessuna garanzia. La garanzia vera in questo Paese è la Costituzione e non una legge elettorale che domani può essere ripresa, rifatta, riaggiustata. E quindi io voglio che la Costituzione abbia tutti i contrappesi che prevede attualmente, senza lasciare spazi a qualcuno che, illuminato quanto si vuole, possa troppo fare quello che vuole senza preoccuparsi delle minoranze. Per me le minoranze hanno un'importanza fondamentale di controllo che deve rimanere tale. Grazie. Che il 26 di novembre ci sarà un'iniziativa in cui si proietterà un documentario di Piero Calamandrei e poi successivamente ci sarà l'intervento dell'avvocato Maria Giambelli che parlerà proprio di questi argomenti e legami con la riforma costituzionale. Il luogo sarà probabilmente lo spazio Scintilla, però ancora stiamo definendo il luogo, però ci sarà questo... Altro? Oh, sì, io sono un avvocato del Foro di Milano, mi chiamo Orlando Domini. Io ritengo che però questo referendum, qualcuno l'ha detto, non è una questione giuridica per nulla, zero, ma è una questione politica. È una questione politica dell'assetto che deve avere lo Stato italiano. Io sarò brevissimo. Dico solo una cosa, primo punto. Noi parliamo dell'Italia come se fosse una democrazia, anche prima di questo referendum. Io mi ricordo che qualche anno fa dall'Italia partivano incessantemente degli aerei che bombardavano prima la Jugoslavia e poi la Bosnia. C'era la gente che stava sotto le bombe. Qui noi ci lamentiamo del lavoro precario, ma a Kragujevac hanno distrutto una grande fabbrica metalmeccanica dove producevano auto e dove gli operai sono rimasti disoccupati. Non perché gli ha fatto una cattiva legge, perché hanno cercato pure di ammazzarli con le bombe. E qui c'eravamo noi Italia e noi italiani. E la Costituzione non è servita un cazzo a fermare quella missione di guerra. Poi siamo andati in Iraq, in Afghanistan a bombardare. Poi siamo andati in Libia a bombardare ugualmente. E tutte queste missioni sono missioni di cosa? Di polizia internazionale venivano deserite. E passavano nonostante la Costituzione. Quindi il quadro è drammatico. L'Italia non è una democrazia avanzata, l'Italia è uno dei paesi più arretrati al mondo. Noi abbiamo uno Stato che è occupato da basi militari straniere. Noi non è che siamo in stato di guerra e vengono ad aiutarci, noi abbiamo in permanenza queste basi statunitensi e della NATO, non solo della NATO, noi abbiamo proprio delle basi degli Stati Uniti d'America in Italia, neanche nel quadro di un'alleanza, proprio appunto statunitensi. Allora, se siamo in questo quadro, che cosa rappresenta questo referendum? È una trincea.
vincere il referendum non è una vittoria, è frenare una frana continua. La frana della Costituzione è iniziata con la fine del sistema elettorale proporzionale, questa è la verità, il resto sono tutte chiacchiere. Con la fine del sistema proporzionale inizia la fine della Costituzione, perché quando l'ho fatto la Costituente l'ha fatta in base a un sistema proporzionale, anche se non è scritto nella Costituzione, l'intera Costituzione è innervata sul sistema elettorale proporzionale, non su altro, sistema elettorale proporzionale, una testa un voto, questa è democrazia. Qualunque altro sistema è un sistema antidemocratico, e io voglio dire che purtroppo anche all'interno dello schieramento del no noi abbiamo qualcuno che pensa a un sistema elettorale non proporzionale, non democratico. Quindi attenzione, perché questo referendum è un primo passaggio ma poi continua, e prima del referendum avevamo altro, quindi la situazione è veramente difficile. Questa è una tragedia importante ma non sufficiente. Diciamo un'altra cosa poi, il Senato non sarà più elettivo. Chi dice il... praticamente è come... si dice che non è vero, che non è elettivo perché viene eletto indirettamente, perché noi eleggiamo i consiglieri regionali. Sarebbe come dire che noi eleggiamo il Presidente della Repubblica, questa è una cosa ridicola, non sta in piedi e non regge sotto nessun punto di vista, e anzitutto quello giuridico. Quindi noi perdiamo la possibilità di eleggere i senatori. Riduzione dei costi della politica, bastava togliere 140 deputati e 70 senatori e c'era lo stesso risparmio. Quindi questa è una barzelletta, è l'ultimo dei motivi. Il motivo ovvero un altro, si vuole cambiare gli equilibri costituzionali, si vuole dare potere al partito del Premier, un partito che ha il 25% dei voti e che cambia la Costituzione. Questo è il vulnus della Costituzione, che un partito col 25% dei voti stravolge l'assetto costituzionale e istituzionale. Dobbiamo chiederci com'è possibile, come siamo arrivati a questo punto, perché la questione non è solo il referendum, ma come siamo potuti arrivare a questo, uno scivolamento dietro l'altro. Allora la questione è questa, finale per i lavoratori, si accelererà il procedimento legislativo e quindi tutte queste leggi che riducono i diritti, che vuol dire riduzione dei costi, perché dal punto di vista imprenditoriale, che è quello sposato dal governo in maniera critica, vuol dire ridurre il costo del lavoro, queste leggi avranno la corsia preferenziale e verranno approvate velocemente. Invece con l'attuale assetto è molto più facile l'interdizione, è molto più difficile per il governo mandare avanti queste leggi, anche perché è un governo che deve riuscire come oggi a ottenere la maggioranza elettorale in entrambe le Camere, è in difficoltà. Abbiamo visto che ultimamente nessun partito, nessuna coalizione riesce ad avere una maggioranza certa e un'egemonia nel paese tale da governare entrambe le Camere. Ricordiamo che all'epoca della Costituente venne deciso di fare due camere paritarie, uno degli argomenti fu quello di anche evitare la prevalenza di una sull'altra, che avrebbe vanificato l'equilibrio democratico. Sta di fatto che i sostenitori del sì parlano che il PC era per il monocameralismo, ma questo non è per nulla un monocameralismo, manco per niente, addirittura presenta degli aspetti di bicameralismo complesso e difficilissimo da gestire, perché danno tutta una serie di competenze al Senato che sono estremamente complicate e che neanche i giuristi riescono a capire bene. Concludo. Noi oggi viviamo quindi in una inesistente democrazia occidentale, che vuol dire che chi non ha basi statunitensi non è democratico ed è una dittatura, e tutti quelli che hanno basi militari degli Stati Uniti d'America è un paese democratico. Allora in questo è libero, in questo contesto è chiaro che una Costituzione che è stata scritta anche dai comunisti, dai socialisti, in un compromesso politico con alcuni valori cristiani eccetera, non va bene, va cambiata. Non lo vuole l'Unione Europea, non lo vogliono gli Stati Uniti, e gli sponsor del cambio costituzionale sono Obama, i leader dell'Unione Europea eccetera eccetera, la Merkel, Juncker, tutta questa gente qui. Quindi io concludo con questo, noi se vogliamo dire no appunto ad uno stravolgimento, rendiamoci conto comunque che è solo una trincea minima, dal giorno dopo siamo ancora al punto di partenza e la situazione sarà difficilissima. Grazie. Allora, qui collego un attimo all'invito di Paolo Ceccari a attivarsi in questi giorni di campagna elettorale. Ognuno si prende la briga di portare almeno 3 persone a votare, perché il pericolo maggiore è le persone che non vanno a votare, non tanto quelle, sì, quelle sì, sono pericolosissime, ma soprattutto il... Oh, sì, io sono un avvocato del Foro di Milano, mi chiamo Orlando Domini. Io ritengo che però questo referendum, come qualcuno ha detto, non è una questione giuridica per nulla,
zero, ma è una questione politica. È una questione politica dell'assetto che deve avere lo Stato italiano. Io sarò brevissimo. Dico solo una cosa. Primo punto. Noi parliamo dell'Italia come se fosse una democrazia, anche prima di questo referendum. Io mi ricordo che qualche anno fa dall'Italia partivano incessantemente degli aerei che bombardavano prima la Jugoslavia e poi la Bosnia. C'era la gente che stava sotto le bombe. Qui noi ci lamentiamo del lavoro precario, ma a Kragujevac hanno distrutto una grande fabbrica metalmeccanica dove producevano auto e dove gli operai sono rimasti disoccupati. Non perché gli ha fatto una cattiva legge, perché hanno cercato pure di ammazzarli con le bombe. E qui c'eravamo noi Italia e noi italiani. E la Costituzione non è servita un cazzo a fermare quella missione di guerra. Poi siamo andati in Iraq, in Afghanistan a bombardare. Poi siamo andati in Libia a bombardare ugualmente. E tutte queste missioni sono missioni di cosa? Di polizia internazionale venivano inserite. E passavano nonostante la Costituzione. Quindi il quadro è drammatico. L'Italia non è una democrazia avanzata, l'Italia è uno dei paesi più arretrati al mondo. Noi abbiamo uno Stato che è occupato da basi militari straniere. Noi non è che siamo in stato di guerra e vengono ad aiutarci, noi abbiamo in permanenza queste basi statunitensi e della NATO, non solo della NATO, noi abbiamo proprio delle basi degli Stati Uniti d'America in Italia, neanche nel quadro di un'alleanza, proprio appunto statunitensi. Allora, se siamo in questo quadro, che cosa rappresenta questo referendum? È una trincea. Vincere il referendum non è una vittoria, è frenare una frana continua. La frana della Costituzione è iniziata con la fine del sistema elettorale proporzionale. Questa è la verità, il resto sono tutte chiacchiere. Con la fine del sistema proporzionale inizia la fine della Costituzione, perché quando l'ho fatto la Costituente, l'ha fatta in base a un sistema proporzionale. Anche se non è scritto nella Costituzione, l'intera Costituzione è innervata sul sistema elettorale proporzionale, non su altro. Sistema elettorale proporzionale, una testa, un voto, questa è democrazia. Qualunque altro sistema è un sistema antidemocratico. E io voglio dire che purtroppo anche all'interno dello schieramento del no, noi abbiamo qualcuno che pensa a un sistema elettorale non proporzionale, non democratico. Quindi attenzione, perché questo referendum è un primo passaggio, ma poi continua. E prima del referendum avevamo altro. Quindi la situazione è veramente difficile. Questa è una trincea importante, ma non sufficiente. Diciamo un'altra cosa poi. Il Senato non sarà più elettivo. Chi dice il... Praticamente è come... Si dice che non è vero, che non è elettivo perché viene eletto indirettamente, perché noi eleggiamo i consiglieri regionali. Sarebbe come dire che noi eleggiamo il Presidente della Repubblica. Questa è una cosa ridicola, non sta in piedi e non regge sotto nessun punto di vista, e anzitutto quello giuridico. Quindi noi perdiamo la possibilità di eleggere i senatori. Riduzione dei costi della politica. Bastava togliere 140 deputati e 70 senatori e c'era lo stesso risparmio. Quindi questa è una barzelletta, è l'ultimo dei motivi. Il motivo ovvero un altro. Si vuole cambiare gli equilibri costituzionali, si vuole dare potere al partito del Premier, un partito che ha il 25% dei voti e che cambia la Costituzione. Questo è il vulnus della Costituzione, che un partito col 25% dei voti stravolge l'assetto costituzionale e istituzionale. Dobbiamo chiederci com'è possibile, come siamo arrivati a questo punto, perché la questione non è solo il referendum, ma come siamo potuti arrivare a questo, uno scivolamento dietro l'altro. Allora la questione è questa, finale per i lavoratori, si accelererà il procedimento legislativo e quindi tutte queste leggi che riducono i diritti, che vuol dire riduzione dei costi, perché dal punto di vista imprenditoriale, che è quello sposato dal governo in maniera critica, vuol dire ridurre il costo del lavoro, queste leggi avranno la corsia preferenziale e verranno approvate velocemente. Invece con l'attuale assetto è molto più facile l'interdizione, è molto più difficile per il governo mandare avanti queste leggi, anche perché è un governo che deve riuscire come oggi a ottenere la maggioranza elettorale in entrambe le Camere, è in difficoltà. Abbiamo visto che ultimamente nessun partito, nessuna coalizione riesce ad avere una maggioranza certa e un'egemonia nel paese tale da governare entrambe le Camere. Ricordiamo che all'epoca della Costituente venne deciso di fare due camere paritarie. Uno degli argomenti fu quello di anche evitare la prevalenza di una sull'altra, che avrebbe vanificato l'equilibrio democratico. Sta di fatto che i sostenitori del sì parlano che il PC era per il monocameralismo, ma questo non è per nulla un monocameralismo, manco per niente, addirittura presenta degli aspetti di bicameralismo complesso e difficilissimo da gestire, perché danno tutta una serie di competenze al Senato che sono estremamente complicate e che neanche i giuristi riescono a capire bene. Concludo.
Noi oggi viviamo quindi in una inesistente democrazia occidentale, che vuol dire che chi non ha basi statunitensi non è democratico ed è una dittatura, e tutti quelli che hanno basi militari degli Stati Uniti d'America è un paese democratico. Allora, in questo equilibrio, in questo contesto, è chiaro che una Costituzione che è stata scritta anche dai comunisti, dai socialisti, in un compromesso politico con alcuni valori cristiani, eccetera, non va bene, va cambiata. Non lo vuole l'Unione Europea, non lo vogliono gli Stati Uniti, e gli sponsor del cambio costituzionale sono Obama, i leader dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, la Merkel, Juncker, tutta questa gente qui. Quindi io concludo con questo. Noi, se vogliamo dire no appunto ad uno stravolgimento, rendiamoci conto comunque che è solo una trincea minima. Dal giorno dopo siamo ancora al punto di partenza e la situazione sarà difficilissima. Grazie. Allora, qui collego un attimo all'invito di Paolo Ceccari a attivarsi in questi giorni di campagna elettorale. Ognuno si prende la briga di portare almeno 3 persone a votare, perché il pericolo maggiore è le persone che non vanno a votare, non tanto quelle, sì, quelle sì, sono pericolosissime, ma soprattutto l'aspetto del possibile astensionismo, questo non lo dobbiamo sottovalutare. Io voglio portare una testimonianza di avvocato del clima che c'è in questi giorni e di che cosa adopera l'altro fronte, quelli che non stanno in questa sala, per arrivare al sì. Due giorni fa una persona, un bonaccione, è venuto al mio studio, mi ha prospettato che in effetti questo è successo prima dell'8 novembre, prima della vittoria di Trump, è bene capire il giorno in cui è avvenuta questa discussione. Aveva un anno e mezzo fa provveduto a stipulare un fondo con una banca, e diceva: io credevo che era tasso, che in effetti a tasso fisso, non stavo in banca, e andando a rivedere i soldi mi trovo diverse migliaia di euro in meno e vorrei essere tutelato. Ho deciso di accompagnarlo, sono stato in banca, ho parlato con il responsabile della banca e alla fine questo signore, espressione proprio di questi poteri che governano questo paese, che dunque sono interessati al sì, ha lanciato pure un'idea: sa, ma se aspetta qualche mese può darsi che questi soldi che lei ha persi ritornano a noi. Ma io, siccome di questa materia capisco qualcosa, capisco fin quando stavo sono stato sempre interessato fin quando stavo al liceo, ho fatto la parte dello scemo e ho detto: ma che cosa si dovrebbe aspettare? Quali sono questi eventi? Se dobbiamo aspettare due cose per fine anno. Il primo evento è sono le elezioni americane. Ah, allora dico, perché dobbiamo fare il tipo per recuperare questi 4-5 mila euro? No, perché se vince Trump ci potrebbe essere il crollo delle borse. E poi ha fatto una domanda a mio avvocato: lei perché voterebbe se fosse un cittadino americano? E l'ha detto, non c'è problema. Passiamo all'altro evento, perché si arriva, io facendo sempre la parte dello scemo, perché io sono convinto che vincerà Hillary Clinton. L'altro argomento con quale sarà? Il referendum elettorale, perché si dice no, ci sarà un altro crollo della borsa. Dunque, le persone che hanno i 4 risparmi sono sulla parte senza la pena di fare vincere. Questo è il messaggio che c'è in questo momento. Sempre collegandomi a quando diceva il compagno per Paolo Pecchiari, certo il giorno 5 dicembre, augurandoci, come tutti noi ci auguriamo, siamo certi, la vittoria del no. Non finisce, qualche piccolo brindisi ce lo permetterà, ma non finisce più la battaglia politica, soprattutto di una mobilitazione straordinaria che vedo che pian piano sta avvenendo in questo paese. Questo è che non è tutto collegato, non è tutto collegato a quel piccolo lungo iniziale che ha portato avanti questa battaglia, che si sta particolarmente ingrandendo. Perché in questo paese, se c'è stato un articolo della Costituzione che negli ultimi anni è stato messo nel cassetto e quasi dimenticato, l'articolo 49 della Costituzione,
l'articolo che prevede che uno dei soggetti costituzionalmente rilevanti è il partito. Come dicevo nel mio precedente intervento, io da quando avevo 16 anni ho difeso la mia costituzione, la mia democrazia, militando in un partito. Io già a 16 anni ho portato la mia passione politica, mi portò, penso, la mia coscienza di sinistra a iscrivermi prima al Partito Socialista, poi ai Democratici di Sinistra dopo il 90, e attraverso quello strumento sono state respinte una serie di tentativi di boicottare la Costituzione, quindi compreso quel precedente referendum del 2006, che anche quello avrebbe stravolto la nascita, perché stravolto ancora di più rispetto a quello che adesso ci troviamo 10 anni dopo. Il partito non esiste più, quindi il messaggio che dobbiamo lanciarci tutti quanti è che bisogna ripristinare la vera rivoluzione, è quella di costituire un soggetto politico, un partito politico che possa coagulare a sé quelle forze di rinnovamento, quelle forze di sinistra che c'è sempre stato in questo paese e che adesso non c'è più. Ci sono tanti piccoli partiti, come dicevo la compagna Candeloro, anzi abbiamo anche difficoltà individuali quanti ne sono, e questi non riescono a supplire quello che è il vero spirito che i padri costituenti ci diedero, che la politica, la difesa dei valori democratici avvengono attraverso strutture popolari rappresentate dai partiti. E qui un'ultima parte del mio intervento è alla compagna Claudia Candeloro, la quale presentarsi, non so perché non si è presentato come segretario nazionale dei giovani comunisti. Io prendo alla lettera, cara Claudia, il messaggio che tu hai lanciato alla fine, quello del giorno 5, di trovarci in una grande manifestazione a sostegno del no. Perché se c'è una cosa che in questo momento abbiamo bisogno, di qualcuno che spinga i cittadini tutti a riprenderci la democrazia e cacciare questa classe politica di abusivi, questa spinta secondo me può venire senz'altro ovviamente dal comitato del no, a cui va tutta la nostra riconoscenza, ma questa spinta deve avvenire come sempre è avvenuta nella storia di questo paese, deve venire dai giovani, ed è questo che io prendo alla lettera, la lettera quello che hai detto, che mi aspetto al giorno 5 ci sia una maggiore partecipazione dei giovani nella vita politica del paese. Grazie. Niente, chiudiamo l'iniziativa. Allora, chi vuole rimanere in contatto, se lascia due email, non ci si perde. 1, 2, ci sono qua le denunce, sono la proposta che facciamo noi, di tirarsele su, leggersele e valutare se è il caso di non farlo. Secondo noi sì, perché oltre no, che questi qui vanno anche cacciati, anche con le leggi, visto che ci sono per il momento. Grazie, ciao.